Buonasera a tutti i telespettatori di Mondo Futsal dal Palameuci di Aprilia per la 22ª giornata di Serie C2 del girone A tra Buenaonda e Cortina. Tutto pronto? Fischio inizio qui al Palameuci, inizia la gara. Sale in pressione il Buenaonda. Attenzione, palla alle spalle, letta molto bene e il numero 13, Cimadon del Buenaonda, sempre lui pericoloso. Fallo ad area per il Buenaonda. Prova il calcio in porta lungo e per poco non trova la deviazione di Infanti sotto porta. Attenzione, riparte lento però. Adesso vediamo occasione per il Cortina che va vicinissimo al vantaggio con Astolfoni. Quando siamo esattamente alla metà del primo tempo. Attenzione, molto bene. Attenzione, reclamano. Reclama il Cortina per un rigore non fischiato e Infanti va vicinissimo alla rete del vantaggio. Attenzione, break col capitano Mengoni. Prova una finta, uno scarico e per poco non si chiude questa triangolazione. Prova da spesso da Edoardo Pagioni. Attenzione, e c'è il miracolo in fase difensiva di Zamparelli. Rimpalla un tiro a botta sicura di Infanti. Alla battuta Crepaldi che porta via il pallone e mette dentro per Infanti che sbaglia clamorosamente. Più aggressivo il Buenaonda in questa prima fase. Attenzione, buco di Crepaldi e Semesi per poco dopo 50 secondi. Non sorprende la difesa Arancio. Prova al velo, capisce tutto Zamparelli che riparte. Vince il contrasto e c'è l'ottimo intervento di Pagioni che salva tutto. Vediamo Siniscalchi, carica al sinistro, prova la botta e c'è il vantaggio di Siniscalchi al quarto minuto della ripresa, direttamente sul calcio piazzato. Un po' impreciso in questa occasione Tartaglia che si è fatto sorprendere e il Buenaonda si porta in vantaggio con Siniscalchi. Si lotta a centrocampo a Stolfoni che imbecca ottimamente Mengoni. E arriva il pareggio del Cortina con Semesi, uno dei migliori dei suoi con il suo mancino, ottimo l'assist di Capitan Mengoni e il Cortina fa 1-1. Serve Infanti, gliela strappa Clemente che salta Crepaldi e c'è il miracolo di Pagioni. Volenzia anticipato da Crepaldi, l'ennesimo anticipo della sua partita. Adesso in mezzo a due, attenzione, fa un gran gol il numero 17 Volenzia e porta in vantaggio il Cortina. Grandissima giocata del Piot del Cortina che fa 2-1. A cercare di far giocare proprio il Buenaonda. Attenzione che adesso Di Antonio si libera ottimamente e per poco Zamparelli non rischia l'autorete, salvato dal palo. Palla per Cimadon, blocca Tartaglia e poi cerca di sorprendere Pagioni e per poco non ci riesce. Attento l'estremo difensore del Buenaonda, ottima l'iniziativa di Tartaglia. Si appoggia lì davanti a Bracci Forte che fa buona guardia. Attenzione, si libera ottimamente, palla dietro per Clemente Zamparelli sul secondo palo. La chiude probabilmente qui il numero 5 del Cortina. Palla fuori per Longo che prova un'imbucata. Attenzione Tartaglia che sul finire c'è il gol. C'è il gol che dovrebbe essere valido. Vediamo se l'arbitro convaliderà. E sembra di no. E finisce qui il match tra Buenaonda e Cortina con il risultato di 1-3. Un cordiale arrivederci da Yuri Bacoli ed Emanuele Barsi a tutti i telespettatori di Mondo Futsal.